Buonasera signori, eccoli qua, siamo già con noi. Li volevate e li abbiamo portati tutti e sei quest'anno insieme. Guardate che belli, ce l'abbiamo fatta raga, ce l'abbiamo fatta. Credo che non servano presentazioni però io li presento. In alto abbiamo il nostro magnifico Antonio, che sei in Puglia in questo momento, a casa tua? Sono a casa in questo momento, mi trovo in Puglia a casa. Abbiamo Cristina, ciao. Che abbiamo scoperto che ci segui da un po'. Ti da tantissimo. Lo ha detto solo prima di questa diretta, sì, per farsi per trattare bene, sai. No, davvero, da paraculaggine quando? Livello pro questo. Vabbè, dai. Poi abbiamo il nostro carissimo Gianluca, che è vicino dietro, di casa. Cioè. Qua dietro. Ciao a tutti. Nichelino o... No, Nichelino. Ok. Perché c'eravamo ieri nel... Ma il parco? Che qual era quel parco? Diciamo che siamo... No, il parco era quello delle Vallette. Riconoscevamo un po' le zone. Va bene, poi abbiamo la nostra cara Giorgia, che oggi si chiama, guardate, Giorgia Ciabatte. Non so se si vede. In onore delle ciabatte dell'ultima puntata. Ciao. Poi esatto, abbiamo la nostra cara Giorgia al centro. E là sotto... un bambino tenero, sì. Un bambino un cucciolo di uomo, grandissimo Mattia, benvenuti. Grazie. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao, come state? Bene, emozionati come la laurea. No. Qua, allora ve lo dico subito, questa è una chiacchiera tra amici, l'abbiamo già fatto anche con gli altri protagonisti. Yes. Non vi insulteremo, forse non vi daremo contro, forse ma sarà una cosa tranquilla. Da dove partiamo? Dalla fine, io direi. Io partirei dall'ultima puntata che abbiamo visto, quindi da un sì che abbiamo avuto, l'unico. E vogliamo sapere se è ancora un sì, ovvero quello di Antonio e Giorgia. Sono arrivati i commenti, io non mi sono informato, perché dovete sapere che noi quando finiamo il programma stacchiamo completamente e partiamo con un altro, no? Però sono arrivati i commenti e abbiamo letti che... In realtà... C'è qual quadro che non cosa. Giusto? Beh, la parola alle signore. Vai Gio. Io nel frattempo provo a sistemare la mia postazione. Vai. Beh, figurati. Cerca scuse, vai. Subito. Dai, non tergiversate. Dai, fai galantuomo, inizia tu. Ah, la parola alle signore. Grazie, cioè, mi ha chiamato signora. Sì, non so cosa, dove siete rimasti, ragazzi? Vabbè, noi siamo rimasti che siete usciti con un bellissimo sì. Perfetto, abbiamo voluto vivercela dopo fuori dalle nostre telecamere, per viverci questa nostra relazione senza precluderci nulla, possiamo dire di essercela vissuta a pieno, presumo, perché un conto è tutto davanti alle telecamere, poi di fuori ovviamente abbiamo scoperto tanti altri nostri lati, siamo andati d'accordissimo, è stato veramente bello. A gennaio abbiamo deciso, fine dicembre, gennaio abbiamo un po' chiuso la nostra relazione. E niente, questo è il quanto. Poi vediamo come si metteranno le cose. Quindi mi state confermando che in realtà ho sempre avuto ragione. Tre no. Sì, però che cazzo, quest'anno no, io non ci... No, basta. Erano tutti perfetti, cosa cazzo è successo? Che strano, non capita mai, guarda. Io posso dire che per la prima edizione... Per tutte le puntate sono stato felicissimo. Mi avete Anch'io. Fatto girare i coglioni l'ultima puntata. Tutti cioè, quanti. Pazzesco. Devo dire che Luca è stato male. Sì, ho sofferto. Raramente l'ho visto così provato. È vero. No. Io ci tengo, alla felicità degli altri. Per me sarebbe stato io non l'ho vista l'ultima. Non l'hai ancora vista? Io non l'ho vista, quindi non so che cosa ti abbia fatto arrabbiare. Ah, voi due soprattutto. Minchia, voi due mi avete fatto incazzare. Per me sarebbe stato bellissimo se Antonio, finita l'ultima puntata, dopo il suo sì, avrebbe detto in culo la classifica. È vero che... Ho vinto e me ne vado, basta. Con l'avambraccio visibile. Così, in culo la classifica. Chiedono dalla chat se puoi fare la live così. Vabbè, ci dite cosa è successo, cioè quello che si può dire, poi uno non è che si vuole fare i cazzi vostri. Come nel no? Senso... Cioè, oh no? Non è quello l'obiettivo. Vabbè, diciamo che la distanza non ci ha aiutato, sicuramente. Che strano! Amo! Ma non l'avrei mai detto, guarda. Abbiamo delle vite abbastanza impegnative, quindi al momento nessuno dei due era pronto a sacrificarle, mettiamola così. Okay. Ci può stare. Ci può stare. È stato poco tempo, ragazzi. Noi è vero siamo sposati. Però da lì, solo perché abbiamo fatto l'esperimento, prendere e stravolgere a 360 gradi completamente la tua vita, un attimino, cioè quindi, allora venire qua a sentenziare e dire avete chiuso, non vi calcolate più, se dobbiamo dare proprio una risposta vi diciamo così, però io e Giorgia continuiamo a sentirci, è bello il rapporto gradosi tra me e lei, se no, purtroppo si vive di sì o no.
non esistono le sfumature, quindi in questo momento è un nero, un no. Nel rapporto creato, sì, ragazzi, cioè la distanza va vissuta con rispetto, cioè non è dice che okay, ci siamo sposati, o molli tutto tu o mollo tutto io, non so se rendo il concetto. Litighiamo ancora come due fidanzati, eh? Cioè proprio, proprio a facce male. Guarda, non dico che sono deluso perché... No, allora, diciamo che la parte della distanza l'avevamo intuita. Sì. Cioè una... Quanto siete distanti? 700 chilometri. Sono parecchi, sono parecchi. Ma poi per esperienza personale non funzionano mai a distanza, cioè è troppo difficile. Forse funzionano di più quando sei piccolo, giovane, che quando sei adulto, perché poi... Che poi, cioè, volendola dire tutta, è tutto bello, l'amore è bellissimo, io ci credo, voglio ancora fare la principessa sul cavallo bianco. Però effettivamente in un mondo come quello di oggi, a livello lavorativo, cioè lascio il lavoro mio e poi... Sì, sarebbe un salto veramente nel buio. E... Ci abbiamo gli ospedali a Lecce, Giorgia? Caso pensi che siamo... ci abbiamo gli ospedali qui da noi? No, sì, se mi trovi un posto fisso, per carità, io... E in fila. Poi io dico dai. Sempre, chi vivrà vedrà. Infatti volevo dire, magari, che ne sai, tra un anno, due... Non si sa mai. Riscatta la scintilla e... E poi c'è sempre la distanza. Che... Non è che si accorcia la distanza con le scintille, però. Anche però, perché comunque siete ancora tutti sposati, giusto? Tecnicamente. No. Già divorziato? No, separati per ora. Separati, non in casa però. Direi di no. Ognuno a casa sua. Ognuno a casa sua, sono separati. Sì. Vabbè, io farei, adesso passerei a un'altra coppia, così facciamo a tutti la stessa domanda. Sì. Che ne so, facciamo Cristina e Mattia, perché voglio tenermi Gianluca e Giorgia per ultimi. Sì, anch'io. Cristina e Mattia, come siete messi adesso? Vabbè, loro sono usciti con un no, che prima dell'ultima puntata della scelta eravamo tutti certi fosse un no. Esatto. Poi sono arrivati alla scelta, hanno detto sì e non ci abbiamo capito un cazzo. Ma proprio perché niente. Tutta la parte di Siena è stata tagliata, sì. E quindi sono passati da non siamo fatti per stare insieme a dire sì. Boh. E poi dopo sei mesi hanno detto no. Infatti ho due domande, anzi una non è una domanda, una è io non vi ho capito. Ah, beh. Che non ci ho fatto un cazzo dalla vostra storia. E due, ma cos'è successo a Siena? Ma ci veniamo dopo. Adesso è no comunque, per adesso. Rimane cioè, un no, no per il momento. Sì, no. Ah, ok. No. Oh, Madonna. Un po' ci ho sperato. Un po' ci ho sentito male. No, oh, vabbè, a Siena non avete visto molto, perché comunque abbiamo deciso di stare un po' fuori dalle telecamere, anche per capirci un attimo di più, perché entrambi, almeno io ero un po' in imbarazzo, così abbiamo fatto questa scelta e ci siamo parlati molto liberamente e siccome comunque ero stata via una settimana abbiamo deciso di continuare anche per conoscerci meglio, proprio anche da, cioè, per questo aspetto qui, giusto? Allora, si vede anche che l'abbiamo detto, cioè nel senso, nonostante tutti i dubbi che comunque c'erano, ci sembrava più giusto un sì che un no, ecco, per quello che avevamo... Lo so che da fuori magari sembrava di più un no, però per come l'abbiamo vissuta noi era più onorevole un sì, forse, per l'esperienza che avevamo. Guarda, io ti dico che per come è stata montata... Avevamo visto anche le riprese dove facevate sport, in cui praticamente entrambi dicevate che non era cosa. E la questione era proprio una consapevolezza di entrambi, ma nel senso che parlando, cioè, capendoci, cioè, conoscendoci, abbiamo capito che forse non eravamo fatti per stare insieme, però nell'esperimento abbiamo detto... Che cavolo, stiamo facendo sta cosa, allora sperimentiamo. Proviamoci alla fine. Magari nella vita normale avremmo lasciato prima. Lì abbiamo detto, perché stiamo facendo un esperimento, facciamolo bene. Sì, diciamo per rispetto... Ad Abis, hanno detto sì. Per rispetto di Abis, per l'esperimento... Diciamo che sì. per rispetto di quello che avevamo vissuto e per rispetto dell'esperimento in sé era giusto, sì. E allora dal sì a poi... Il no, che c'è stato dopo, che cazzo è successo? C'è stata la vita, Luca, la vita. Ma mica, la vita fa schifo, io speravo fosse sì, scusa. No, abbiamo continuato a conoscerci anche fuori da questa cosa delle telecamere e andava comunque bene, ma non è scattato quello che doveva scattare. Ecco, brava, io aspettavo che arrivassi a questo punto, perché io voglio... deve scattare? Ma mi dici cosa cazzo deve scattare? Ci spieghi, anzi ci spiegate perché, non è una critica, però diciamo l'appunto che
Ma sono cose che vanno vissute per spiegarle, come fai? Cioè. No, lo so, però l'appunto che un po' vi abbiamo fatto voi due come coppie, che ad esempio Mattia ha sempre dichiarato che non ha mai conosciuto, diciamo, l'amore, no? E quindi noi dicevamo, come fa a capire che questo non lo è? Che questo non lo è. Però aspetta, con tutto un background di cose dove tu dicevi, mi viene naturale stare con Cristina... Come se ci conoscessimo da tempo. Cioè, tutte cose positive. Esatto. Che inducono all'amore. Che in realtà sono il principio dell'amore. Perché tu, provando tutte queste cose qua, poi riesci a costruire. Poi, ovviamente, sempre con la cosa che ogni persona è diversa. Sì, infatti. Io ho commentato sempre con la mia esperienza, no? Che ho capito poi, diventando un po' più grande, che le cose che provo a 20 anni sono differenti alla grandissima da quelle che poi provi a 30 anni. Non più amplificate. Cioè, l'amore che hai a 20 anni è una cosa molto più fisica, passionale. A 35 si avvicina più a quelle cose che tu dicevi. Sì, diciamo che le classiche farfalle nello stomaco a 20 anni le senti, sì. A 30, 35 magari no. E non quindi, le senti. Boh, io ero un po' stranito. Senti perché... l'acidità ai 30 anni. Esatto. Se poi. La questione è che quando magari uno vede due persone che stanno bene insieme, allora pensa subito all'amore, no? Però in realtà semplicemente è due persone che sono affini, no? Ma non sono affini a livello sentimentale, probabilmente. Noi siamo, io e lei siamo affini così, a livello... E lei, cioè a me non mi piace chiamarla amicizia. Platonico. Però è così, è un cosa di affinità che non è per forza amorosa. Comunque io le sento ancora le farfalle nello stomaco, anche se ho 30 anni. Oh. Perché osservi l'avambraccio, bravo! Hai ampliato gli orizzonti. Però non è detto che le farfalle facciano parte dell'amore, quello è l'indice. No, è vero, hai ragione. Quello forse è un po' sì. Più il pre. La cosa. Sono due modi di vedere questa cosa qua, che poi cioè non c'è una definizione. Ma noi abbiamo anche detto non c'è un modo giusto o un modo sbagliato, no, perché non è che ognuno è diverso, quindi può provarlo in modo diverso. Faceva strano solo vedere tutte queste cose positive messe una sopra l'altro per non poi dire quale fosse quella negativa. Poi dire no. Non lo so, fa strano, assolutamente sì, però se uno sa semplicemente che non è fatto per stare con quella persona, per quanto uno ci stia bene insieme, non lo so come spiegarla, però è... Posso dire una cosa, non lo so se possa essere pure, cioè se è un concetto valido per tutti, però vivere quell'esperienza, io parlo per me magari, poi non lo so per le emozioni sono amplificate. Sì, lo sappiamo. È diverso, cioè non è la relazione normale che si vive, cioè si vive tutto in una maniera abbastanza strana. Beh, hai le telecamere addosso, immagino che sia tutto... Telecamere addosso, è tutto un po' più forzato pure a livello... Cioè non forzato di forzato noi, però si bruciano tante tappe. Si bruciano delle tappe. Dimmi. Vai, finisci. Se volete litigare, comunque fatelo. Ah, fammi parlare a me. No. L'abbiamo fatto prima apposta, per essere... andato d'accordo. Comunque ci si bruciano delle tappe che ti distoglie dalla realtà, quindi si vive una relazione completamente diversa da quello che possa essere la realtà. Quindi ci stanno dei punti di domanda, che ci sta che si vive una situazione diversa rispetto a quella che tutti ci aspettiamo. Sì, poi bisogna sempre tenere conto che noi la vediamo montata, editata, un po' romanzata, quindi cioè anche un po' distorta la verità. Ci sono tante volte in cui non siete ripresi, in cui magari vi dite cose diverse. Beh, diciamo che c'è tanto dietro, ecco. C'è tanto. Però un punto a favore è che spesso nella vita reale magari una persona che poi vale tanto per delle sciocchezze, ma che siano anche solo il lato estetico, e su questo io devo ringraziare Matrimonio a Prima Vista, perché probabilmente ero ancora una dodicenne nel corpo di una trentenne, non riesci a vedere, mentre qui proprio perché da una parte sei forzato cerchi di andare oltre e magari ti rendi conto di alcune cose che poi sono belle. Beh, quindi, ma infatti la cosa che mi sono piaciuto proprio, ragazzi, fisicamente, cioè, mi sono proprio piaciuto fisicamente. Ma perché avevi l'abito il primo giorno, appena ho visto l'avambraccio funzionava. Stiamo parlando con gli atelier, i prossimi vestiti da sposo avambracci di fuori. Esatto. No, almeno con te non ha pianto. Sì, qua solo uno ha fatto impressione. Ma mi veniva da dire, almeno la tua non è partita in crociera, però vabbè. Vabbè. Fate finta che non l'ho detto. Non è visto.
Io sarei partita comunque. È giusto partire, è giusto partire. Posso dire una cosa? Sì. Aspetta, prima bevi e poi la dici. Bevi, ormai ho visto che è versato. No, perché forse nel programma è stato frainteso un po' il mio discorso. Cioè, lì io e Cristina ci stavamo conoscendo. La questione, il mio discorso era, io non ho mai detto a Cristina lo può confermare, non ho mai detto non partire o è sbagliato partire o cose del genere. Io ho semplicemente detto che come sono fatto io non sarei partito, no? Questa cosa è stata fraintesa come dire tu non devi partire, però era sbagliato, non era così il concetto era... In realtà io ho un pensiero molto più simile a Mattia, ho un mese per conoscerla, non parto. Effettivamente quello che è trasparito è quello che stai dicendo tu adesso. Nel senso... Più che altro perché subito dopo poi avete iniziato a dire no. E quindi sembrava... la cosa che è arrivata per è come che... è stata narrata è sembrato proprio un punto di svolta, cioè proprio sì. Uno spartiamo, una sliding doors, come si dice, no? E qua è il nesso, cioè nel senso, per quanto mi riguarda non è stata la crociera a farmi pensare che forse era un no, ma è semplicemente la crociera ha aiutato a farci a vedere altri aspetti che probabilmente nella relazione non avrebbero portato a cose positive. Io la penso come Abyss. È una coppia del futuro. È una coppia del futuro. È una coppia del futuro. Ah, vabbè, è bene a dirlo. Sono anche uno che viaggia tanto, viaggio da solo, cioè, capito? La capisco benissimo io, Cristina, nel senso del viaggiare. Non è quello il problema è che... Sì, è più che altro non partire quando abbiamo un mese solo per conoscere. Sì, lì mi ero incazzato... Mi ero incazzato non tanto per lei, non tanto con lei, ma mi ero incazzato per l'esperienza in sé, perché mi avevano dato comunque delle regole, e poi mi sono trovato con con qualcosa di diverso, ho detto, cavolo, ma non era quello che dovevo fare. Però ho detto, vabbè, fa niente, facciamolo lo stesso. E poi vabbè, sono usciti fuori delle cose diverse, però va bene, ci sta, fa parte della vita, cioè non è un problema. Passiamo, io ho paura. Io vedo quell'uomo seduto come un sultano, sì, lassù. Sì, sì. Ma allora, qua è ancora un no? Vado a prendere i fazzoletti per piangere? Ma vedendolo così, ho montato, che voto gli date da 1 a 10? Stavo dicendo se mi voleva fare una... Ciao! Eroe, ma in legno. L'avevo pronta da un po', perché sapevo che pronta. Ed è di legno, l'ha fatta lui. Dai, ma che voto 5 è? Ma dai. Vi faccio la domanda. È ancora un no? Sì. Sì. Ma che cazzo? Allora, aspetta. Ma c'è la gente che mi trolla, ma sono una settimana che mi scrivono, sono tornati insieme. Stai le persone. Aspetta, prima di tutto, Giorgia, sì, vai a prendere i fazzoletti perché servono a me. Sì, esatto. Infatti, perché sento già le lacrime. Ah, siccome io ho visto una storia, o un post, adesso non mi ricordo, qualche giorno fa che eravate a Firenze, potrei dire una minchiata? Vero. No, in realtà ci siamo visti tutti insieme. Ah, ok. Però io e lui ci siamo stati un giorno in più prima di vedere gli altri, insomma. Ok. Perché? Madonna, io volevo prendere... Allora, niente! Entrate dritto nelle... Volevo girare... Posso anche non rispondere, io la domanda la faccio. No. Vabbè. No, siamo andati a trovare degli amici. Ah, si dice così? Sì, si dice così. Ok. Is the new giochiamo a carte. Sì. Beh, speranze da 1 a 10? 5. Sì, vabbè. Brava. Va bene. Questa mi è piaciuta sta risposta. Ma allora una c'è. Sul mio 5, allora io faccio particolarmente difficoltà ad esprimermi, no? Quindi la banalizzo molto come cosa e quindi do i voti da 1 a 10. E in quel momento mi sentivo molto nervoso e di primo impatto Giorgio non mi aveva fatto così una bella impressione. Quindi il mio 5 non era dovuto al suo aspetto estetico, era dovuto un po' a tutto quello che stavo vivendo. Alla situazione, quindi lei di primo impatto, anche dovuto a io che la provocavo molto, si era un pochino chiusa, e quindi ho detto, come ti senti da 1 a 10? Io ho detto, mi sento 5, cioè nel senso, la sto vivendo un po' così. Poi da lì è poi nato tutto. No, ma infatti in realtà il tuo percorso... È stato molto bello perché la prima puntata e mezza ti odiava tutta Italia. Sì. Sì, cioè confermo, parlo a nome di tutta Italia di Twitter, se vai a vedere eri più odiato. Sì, però è diventato il più amato, sì. Cioè ha fatto un percorso pazzesco In realtà poi ne sei uscito benissimo. Perché sei entrato nel cuore di Giorgia.
Ma diciamo che da lì ho fatto con i gamberi, ho fatto un passo indietro, ho capito comunque di essere stato, che non era un po' una chiave giusta, perché fondamentalmente poi io sono così, cioè a me piace provocare e battibeccarmi, però lì ho capito che non era la chiave più giusta per lei, per entrambi, e quindi ho fatto dei passi indietro e poi da lì abbiamo un po' ricominciato e niente. Poi... Io pensavo fosse uno scherzo il giorno del matrimonio. Ma anche noi! L'abbiamo anche pensato noi. Anche noi. Qualcuno della redazione mi avrebbe detto no, non è lui, scherziamo. Invece poi è andata bene, meglio, sono contenta alla fine. C'è stata la chiacchierata, litigata tra discussione, tra virgolette, sì. Sulla panchina fuori in giardino di Gianluca, mi pare. Sì. Che è stato un po' lo sliding doors della loro coppia, perché poi da lì ci hanno provato veramente, che poi cioè tutti no sono finiti, quindi che cazzo sto parlando a fare? Vabbè, cioè nel senso fai finto. La vera colpa non è stata quella, secondo me è stato un gadget che ho preso, che secondo me è stata quella la vera svolta, che secondo lo faccio vedere. Attenzione. Ma si può far vedere? L'ho capito adesso. Il vero gadget è stato questo. Oh cazzo. Ma sei bellissimo. Senso, ma è fantastico. Ma sembri Ric Flair. Sembra l'allenatore Khabib. Sì, il cinese sottostante ha aiutato molto a sbloccarsi in questo. E Nino D'Angelo. È vero, Nino D'Angelo agli inizi. Ma davvero mi volevi così? Per me può rimanere tutta immaginati la live così. Immaginati vestito di blu. Così? Io approfitto subito per fare la domanda, perché c'è tanta gente in chat che già lo sta scrivendo. Sì. Ma i pesci? I pesci. Oh! Cioè, ditemi che non li avete separati, per favore. Cioè, ti sono separati da soli, in realtà. Sono mangiati! Insieme, invece. Ti sono mangiati. Avevo ragione! No. Allora, Geppi è legato al mio destino, quindi come avevo detto dall'inizio, Gigia è stata spostata. Geppi è stato aggressivo con Gigia. Te le mangiamo le parole, ragazzi, non so come dirlo. Sì, gli ha dato la pinna. Oddio. Sì. Ma non pensavo di stare. Capita così. Anche tra pesci. Ah, sì. Bisogna chiamare la polizia dei pesci. No. Madonna, ma vi sta massacrando questa diretta. Io una cosa bella che noto rispetto agli altri anni. Esatto. Che il vostro gruppo è molto molto legato. Cioè, sembrate veramente amici. Beh. Ci facciamo spalla a vicenda tutti quanti. Dai, comunque ragazzi. Si capisce dal fatto che la prima volta facevamo la diretta con tutti e sei, e gli altri anni li vedevamo 3-3. Sembrava di essere nella gabbia. Sì. Avevamo il veto, cioè no. Dietro i vicoli, di nascosto. Adesso la mattina quando succede qualcosa, prima c'è il gruppo delle amiche e poi c'è il gruppo nostro. Cioè, se c'è maturità e le persone riescono a dialogare, comunque la quadra la si trova sempre. Quando le persone non riescono a dialogare perché magari si pongono dei limiti o giudicano, allora a quel punto non si riesce a trovare l'amicizia. Però se si dialoga sempre tutti insieme... Cioè, è un'esperienza forte questa che ti lega veramente, perché nel senso sa si come sposano, non è che... Cioè, è una cosa grossa da condividere con qualcuno, quindi... Infatti poi abbiamo visto che praticamente poi si è diventata un po' come la cerchia dei ballerini nel mondo, che praticamente chi partecipa a matrimonio a prima vista poi starà solo con persone che hanno partecipato nella storia di matrimonio a prima vista. Infatti avevi una domanda bastarda, mi pare, su sì, volevo sapere qual è il vostro o la vostra concorrente preferita del passato. Così ci prepariamo. Così magari se vado alla SNAI butto 2 euro su una nuova coppia futura. Poi mi fanno notare dalla chat che Giorgia ha la maglia del wrestling. Sì, e... che John Cena con Batista, quando il wrestling era ancora qualcosa di figo. Io John Cena ce l'avevo sulla torta dei 16 anni. Bellissimo. Scommetto che ti ha conquistato l'avambraccio di John Cena. Porca boia, minchia, ero enorme. Vai Antonio, inizia tu. No, ma no, ma non è per forza dire lei, perché avrei voluto sposarmi con lei. Per me Francesco è stato di fondamentale aiuto durante tutto l'esperimento. Dico la verità. È vero, mi ero scordata questa cosa. È stato di fondamentale aiuto il suo consiglio di non mollare subito, di arrivare fino alla fine e provarci anche dopo. Quindi su questo gliene devo. Voglio essere sincero, non li conoscevo così appieno, perché stando un anno senza social non li ho seguiti tantissimo. Mi piacciono anche Sergio e Jessica. Bella coppia. Beh, avete citato praticamente le nostre due coppie preferite. In realtà sono gli unici rimasti insieme. Che sono rimasti insieme. Sì, per adesso sì.
non è per quello, per la coppia soltanto, anche li seguo singolarmente, mi piacciono tanto singolarmente, devo essere sincero. Poi rimanere sposati penso che sia una delle, delle cose più belle. Beh, tendenzialmente è quello l'obiettivo. Esatto, esatto. Cioè, una cosa che è mancata quest'anno e che manca nelle ultime edizioni, che manca tutto il pre, nel senso, cosa vi ha portato a fare questo programma? Il Covid, la disperazione. Vabbè, sono tutti motivi validi. La follia. Mi ha scritto mia sorella a me, non l'ho fatta io di mia spontanea volontà, però mi è piaciuta l'idea di conoscere una persona pazza quanto me, di partecipare a questo programma. Cioè, prima ancora di partecipare già c'è una cosa che ti lega, cioè devi essere, se pazzo non lo fai. Quindi conoscere una persona, una donna pazza allo stesso modo mi ha motivato tantissimo. Pazza nel senso buono, e poi l'ho trovata pazza in tutti i sensi, L'ho trovata. Ma è anche la curiosità di, magari la curiosità di sapere tre persone esperte. Quanto sbagliano. Esatto, perché alla fine sbagliano sempre. No. Però posso spendere una lancia a favore degli esperti? Vai. Posso lanciare una lancia? Vai. Io sono del parere, ho letto tantissimo su Twitter. Twitter. Tantissimi criticavano gli esperti, cioè sono esperti, non maghi. Comunque tra me e Giorgia, cioè per me il mio pensiero è che gli esperti ti trovano l'affinità a una persona. Poi devi metterti in ballo anche tu, non è che fanno tutti gli esperti. Io devo essere sincero, l'affinità tra me e Giorgia l'hanno trovata, ragazzi. Ma anche tra Mattia e Cristina c'è affinità. Anche tra Gianluca e Giorgia, quest'anno non hanno sbagliato le coppie, nonostante i no. Io tra Mattia e Cristina ci credo ancora, cioè io lo dico tutti i giorni. Però questa edizione qua abbiamo visto poco intervenire gli esperti invece durante il programma. Ci sono state altre videochiamate che non abbiamo visto. Erano impegnati a psicoanalizzare me, a farmi smettere di piangere. L'unica volta che è intervenuto Favaretto è per fare quella cosa col foglio con Giorgia. Sì, e Nada invece con Cristina. Ho sentita una piromane. Beh, si è talmente tanto sulla brace da quando abbiamo iniziato a girare che probabilmente poi hanno cercato di racchiudere al meglio per far capire. Ma quindi altri di voi hanno parlato con gli esperti durante la... Sì, noi abbiamo parlato anche con gli altri esperti. Ah, sì, quindi poi sono parti non l'abbiamo sono viste, non sono state okay. Inserite. Dovevo appiccare un incendio. Io ero curiosissima di sapere tra quanti abiti da sposo e da sposa potete scegliere, o se avete proprio tutta la boutique da dire voglio questo. Hai tutta la boutique? Tutto l'atelier. Sì, c'è un tot di abiti nell'atelier, puoi scegliere quello che vuoi. Quindi non ce n'è solo due che dici scegli quello, facciamo la scenetta. Mattia, no. Vabbè, però di quella collezione, no. Cioè c'hai quella collezione, saranno una... 15 sì. Abiti. Beh, di più. Mattia non ne aveva uno, Mattia. Per noi uomini forse erano di più, erano un bel po' di più, vero? Allora, quando li ho preso c'erano un po' di vestiti. La questione è che io avrei anche solo per il gioco ne avrei provati un bel po', sincero. Però me ne hanno fatto provare uno che era, vabbè, sembrava un pigiama. E poi dopo, quando ho provato il secondo, che è quello che poi ho scelto, ho detto, bello. Allora mi hanno detto, ok, è lui. E ho detto, va bene lui. Hanno cercato di tagliare un pochino. Io no, invece, sono andato sul più brutto, di subito, a colpo. Non è piaciuto a nessuno il mio vestito. Madonna, era orribile. Sembrava quello che apre le porte. Ma pare un circense. Cioè, avete presenti quelli al semaforo che vedano i bigliettini del circo? Quello che so, il rosso. Allora, il mio abito era, secondo me, era bellissimo. Anche magari non mi stava bene a me, ma secondo me era bellissimo. Io pure condivido con te. A me il mio era bello, non mi donava a me, non stava su di me. Non ho reso io la bellezza di quell'abito, secondo me. E poi ho capito dopo che 007 e Mission Impossible erano due cose diverse. Sono molto criticato per questa cosa. Io te l'ho detto, che ha detto Mission Impossible 007. Sì. E che erano i primi giorni e l'agitazione era... Sì, in effetti bisogna sempre calcolare che comunque avere le telecamere in faccia praticamente fisse, se non sei abituato è snervante, ti provo. A volte dici cose che ti escono fuori così. Il biscottino. Ah, il biscottino, è vero. Ha anche detto, questo lo tagliate, sì. Durante la... Invece. Tac. O tipo la mia faccia quando guardo Mattia durante la reunion, la sua spiegazione bella, e io così... Che è stata molto bella quell'espressione, sì. Noi l'abbiamo apprezzata. Io personalmente avrei voluto che si sentisse qualcosa di più, sincero. Cioè? Qualche discorso in più. Beh, sulla vostra situazione direi anch'io. Cioè, anche perché a me
molto quel mi manchi, non mi manchi, ma c'è stato molto altro, quindi... quella cosa lì ci ha snervato, perché è andata avanti troppo e... Ed è stata tagliata tutto, che era tutto mi manchi. Quindi sì. Immagino. Veramente, cioè quella roba lì, cioè non è che noi ci sentivamo tranquillamente per messaggio, ma non è che stavamo là sempre mi manchi, non mi manchi, cioè capito, quella roba lì era... Cioè. Mi chiedevano, anzi vi chiedevano, se anche adesso che è finita, sotto sotto è rimasta un po' di gelosia. Se domani Giorgia Ciabatte esce con un'altra persona, Antonio, gli tira un po' il culo, no. Gli gira un po' le palle. No, no, sono sincero, dipende che intendiamo esce con un'altra persona. Se dovesse frequentarsi, gelosia no, vi dico la verità, gelosia no, non me lo provoca. Non è nato quello di dirti, non è nato l'amore da dire oh mio Dio sono geloso, proprio per questo pure, cioè è una delle varie situazioni che ha portato a dire ok chiudiamola, basta la relazione, mettiamola così. Però no, se devo essere sincero, geloso no. Lo sono stato però, lo ammetto. Voglio la risposta di Giorgio. Ma allora, noi siamo stati un po' confusi su questo amore non amore per tutto il percorso, forse ripeto, lo siamo ancora ad oggi. E questa è una bella domanda perché è uscita tra di noi proprio quando ci siamo visti sabato tutti quanti a Firenze. Io ho risposto che se la stessa sera... Nonostante non stessimo insieme, io avessi visto Antonio con una, probabilmente, sto dicendo le stesse parole, probabilmente mi avrebbe dato fastidio, mentre lui ha detto no, cioè sincero, subito, probabilmente a me avrebbe dato fastidio, però non so se perché è una cosa di possessione o non la saprei. Un sentimento? No, non credo. Beh, guarda che comunque è normale anche essersi frequentati, non aver trovato magari tutto quello che si cercava, però magari qualcosina... Un po' di gelosia è normale, penso, cioè. Gli altri? Giallo, sei geloso? No, è la stessa cosa che volevo dire io, che appunto a Firenze era uscito questo tipo di discorso, che comunque anche se eravamo tutti separati, c'era una regola nascosta dove nessuno poteva fare niente con altri. Ok, quindi siete un po' tutti gelosi tranne Antonio. Quindi siete fidanzati? No, senza saperlo. Allora è un sì. Allora è un sì. Posso saltare. No, voglio sentire Giorgia. Andiamo in ordine. Giorgia 2. 22. Sì, io sì. Ti strappo i capelli, Gianluca. Ma aspetta, io voglio un attimo concentrarmi. Non lo capirò mai, però. No, io volevo capire se Giorgia c'era rimasta male o no di questa situazione, perché io mi ricordo che nell'ultima puntata lei aveva detto che avrebbe comunque voluto riprovarci. Sì, infatti, traduco in parole più schiette, avete rotto il cazzo, diteci cosa c'è sotto! Cioè, in sostanza, era rimasta un po' appesa, diceva che Gianluca aveva colto un po' la palla al balzo. Sì. Tu l'avresti portata avanti ancora per un po'. Sì, io forse per un po' sì. Sì, però vabbè. Oh sì, vuol dire che è stata una fine. Sì, poi è andata bene così. Io probabilmente non mi sarei arresa subito. Ma io non capisco. Ma quindi... Ma perché? Gianluca! Perché il vostro sembra... È un ni. Sì, è non è un no totale. Cioè, è un no al di fuori dell'esperimento. Allora, l'esperimento di matrimonio è finito, ok? Diciamo che quello è finito con... Andate in pace. Quello è finito con no. Però magari, cioè, da come vi vedo anche adesso... Ma se... Posso dire, vi vedo proprio bene insieme. Lo dico ora, non lo dico mai, eh? È vero, non lo dice proprio io, mai. Raga, veramente, lui odia tutti, io raga. Non lo dico mai. Siccome vi vedo veramente bene insieme, mi sembra un ni, nel senso, al di fuori di quel no dell'esperimento. Ma comunque ci sarà sempre occasione. È tipo un rinizio, non lo so. Cioè, avremo altre occasioni di vederci, comunque ci sentiamo niente, spesso. Non mi vogliono rispondere. Ma allora, basta, mi sono stufato, mi sono rotto i coglioni. Organizziamo una cazzo, tanto loro sono vicini a noi. Andiamo a mangiare fuori e noi tre gli rompiamo il cazzo per 3 ore durante tutta la cena. E alla fine di quella cena sarà un sì. Così sarà il momento in cui noi tre sostituiremo gli esperti la prossima edizione. Anche perché non avete fatto la domanda più importante. Che fate a Pasquetta? Tanto piove. Io griglio, cioè nel senso gli altri grigliano, io mangio. Io posso autoinvitarmi? Vuoi venire a... Perché secondo me è successo qualcosa. Questa è una domanda, quando l'ha fatta Gianluca ha fatto come dire micchia di nuovo con sta cazzo di Pasquetta. Cosa è successo? Gianluca, cosa hai fatto? A Pasquetta l'anno scorso non avevamo litigato. No, era un'altra festa. Ma io mi sono perso, ma quando è stato girato il programma? Io ho le tempistiche tutte... Sì, esatto. Quando l'avete girato? Aprile? Un anno fa. Un anno fa. Maggio. Aprile l'anno scorso. E 6 mesi a ottobre. Stiamo passando Mattia e Giorgio.
Vuoi sapere se erano gelosi? Mattia e Cristina. Cristina. Sì, sì, scusate, Mattia e Cristina. Sono Giorgio. Basta. La non Giorgio, Mattia la non Giorgio. Io per quanto mi riguarda, ma su qual è la domanda, scusa? Vabbè, però anche tu. Sulla gelosia. La gelosia verso Cristina. Nonostante tutto, un po' di gelosia c'è. Io ho conosciuto un ragazzo di Cristina, quindi... Tu hai conosciuto il ragazzo di Cristina o un... No, il. Come il? Ma come il? Cazzo vuol dire il? Ma allora che speriamo che non sia, questa è fidanzata. E dov'è? Che cazzo è? Scusate. Mettiamolo in chiamata. Lo devo fare. Sì. Lo devo fare. No! È la prima volta che l'ho fatto durante un'intervista. Mettiamolo guarda in chiamata. Come lo fate stare? Mettiamolo in chiamata, è magnifico. Ah, hai vinto, sì, sì. Così lo, vedi, lo fate soffrire poi quando fa questo movimento. Voi non sapete, non sapete quanto orgoglio mi dà farlo andare là sulla poltrona. In diretta, orgoglioso. Solo per te, Matti. Anch'io lo seguivo, vi seguivo da sempre, quindi mi dà un tanto orgoglio, capito? Quindi Cristina è fidanzata. Esatto. Che bomba! Che colpo al cuore! Questa l'avevo proprio sentita. No. Cioè, quindi i gelosi sono tre, ce ne sono. Quindi. Vabbè, io reggo candela. Cioè, facciamo finta che non sono gelosa? Perché che Cristina, Cristina sarà gelosa del suo ragazzo adesso. Beh, direi. Guarda, ve voglio proprio vedere. Ve voglio proprio vedere. Mm? Ah, sto già dando la sentenza sulla relazione... Che c'è adesso? Ma noi ci siamo lasciati perché ce l'ha mandata Giorgia. Vabbè, vedere nel senso... grande Gianluca. Non vogliono sbilanciarsi per paura delle macumbe, in realtà, Gianluca e Giorgia. Ma anche perché 6 ottobre sono passati un bel po' di mesi, anche dalle poi, quindi è normale. Bravissimo. Che sia... Bravissimo. Tantissima gente sì, è convinta che sia successo quando l'hanno visto, o comunque giù di lì, eh. Sì, questo è da specificare. Quindi specifichiamo che comunque da ottobre, che sono passati un po' di mesi... Non mangiarti le unghie. Come mettila. Ah. Stranamente non lo dice a me. Raga, io ho una domanda. Aia. Com'è stato il vostro rientro o iscrizione ai social? Boh, panico. Boom. Sì, boom per tutti? A parte credo che come avete ben capito non siamo proprio in grado. Ma com'è possibile che ogni anno prendono sempre 6 persone che non... Sono perfetti per l'esperimento però, perché arrivano da un altro mondo. Vabbè, Giorgio ha un computer però, attenzione. Ah beh sì. Io ho notato una cosa comunque, cioè tutti fanno solo box domande adesso. Davvero. Ma non mi oso mettermi a parlare. Ma perché? Ma seriamente ci sono persone interessate a vedere me che dico, ehi, mi sono svegliata e sto andando al lavoro. Ti stupirai della risposta, ma è sì. Sì. Non vorrei dormire. Io ho scoperto di essere un boomer allucinante. Ma ci sta, se uno non è abituato a usare i social, è normale. Mi mancano proprio le basi, non so proprio mettere i tag, le cose, la musica. Vedi, prima Antonio mi ha detto, ma quando metti il post, mettici sotto la musica. Però io non li so fare. Cioè, ragazzi. Beh, ognuno ha il suo talento. Qual è il tuo talento? Il mio talento? Sì. Non c'entra un cazzo, divaghiamo. Qual è il tuo talento? Non si può dire. Cioè, lui ha un avambraccio, ma in un altro posto. Avancazzo. Avancazzo. Bella, questa mi è piaciuta, complimenti. Grazie di cuore. Non ci faccio i complimenti da soli a volte. E niente, sto telefono continua a cadere. Chissà perché cade, dove è appoggiato. Mi sono perso, di cosa stavo parlando? Ah, rientro dei talenti sei partito. Ma io in realtà avevo un'altra domanda. Com'è stato anche il rientro in famiglia? Ah, sì. Perché è sempre una di quelle cose che uno finisce di domandarsi. Cioè finisce l'esperimento. Vediamo com'è l'inizio dell'esperimento. Ma quindi dopo. La reazione dei familiari all'inizio. Ma non c'è mai quella quando finisce tutto che poi va tutto a puttane. Il matrimonio finisce. C'è stato il te l'avevo detto? Ma non è un matrimonio, quindi è diverso. È un matrimonio vero, quindi io parlo per i miei. Lì per lì appena ho dato la notizia, te la vivi molto, figurati se mi prendono proprio a me. Quindi poi da quando presenti la domanda a quando mi hanno preso, c'è stato un po' di tempo per smaltire, no, la notizia. Quindi dopo è stato molto bello. Il post, no, anche perché hanno conosciuto oggi, cioè hanno conosciuto la mamma di Giorgia... Si è creato un bellissimo rapporto famiglia e non, quindi è un'esperienza, hanno vissuto anche loro come un'esperienza molto bella. Diciamo che la prendono, mi sa, come
fidanzamento normale, non un matrimonio. Cioè, ti sei fidanzato con questa ragazza, è un bel rapporto tra le famiglie, quando ti lasci rimane il bel rapporto comunque tra le famiglie, basta. Anche se in qualche edizione precedente ho visto dei genitori che non sono andati alla puntata. È vero. Sì, adesso non mi ricordo di chi, però... bravo, non ricordo nemmeno io il nome, perché non lo condividevano, però non è così scontato che lo condividano tutti, eh. Il matrimonio è un sacramento in questo posto, quindi c'è chi magari la vive proprio così. Però viviamo ancora, parlo sempre per me, la concezione sia più importante il matrimonio in chiesa rispetto a quello in comune. Civile. Anche se la validità civile conta forse più di quella in chiesa, no? No, più, se non ti sposi prima... No, visto Cristina faceva no. No, nel senso dipende, perché tipo per me il matrimonio in chiesa non è... Cioè, non vale nulla, cioè nel senso... Dipende dalle persone, quindi per me l'importanza del matrimonio civile è pesante comunque, quindi cioè, penso che se tutti noi abbiamo fatto questa cosa che perché un po' ci credevamo, se no non l'avremmo mai fatto. Io onestamente no, se c'è amore tra due persone, poi se hanno una fede al dito o fanno la festa per 180 persone al ristorante, cioè, matrimonio no, se c'è amore, punto, basta. Mattia? Io ci credo. Io pure. Anch'io. Io pure. E niente, Giallo ci ha abbandonato. Non ci crede. Non voleva dire la sua, non voleva dire. No, adesso torna vestito da papa e ci fa capire un po'. Dalla chat dicono che Gianluca sta andando a Mondovì. Attenzione. Occhio, adesso suona Giorgia. Quanto sarebbe bello che lei è nell'altra stanza adesso sbucando. Bravo, lo stavo per dire, c'è sbuca dall'altra. No, sto e male, mi fate impazzire. Io potrei andare sulla... Io potrei girare la ruota fortissimo. Sì. No, io giro al posto della ruota. Sì. Fai la ruota. Faccio la ruota. No, oggi no. Come oggi no? Oggi. Io domani lavoro. Oggi no. Comunque posso dirti la verità, non me la contano giusta per un caso. No. Ma è bello così, lo scopriamo un po' alla volta. Cioè, non è un film, non è Inception che la trottola gira o non gira, io voglio sapere. Devi anche saperti fare un po' i cazzi tuoi. No! No. Insomma, non è che sono andati a fare una trasmissione in TV dove, cioè, dove si sposano, scusa. Sai cos'è una cosa bella? Che adesso c'è il post per noi single, voglio dire. C'è il post dove... Hai una piazza... Ma infatti stavo dicendo, ma tu lo sai che sei ambito. Ma grazie, meno male. Hai ricevuto parecchi apprezzamenti. Non so perché, ma lo apprezzo anch'io. È tornato il giallo, attenzione. Attenzione, impazzito. Mette solo semplicemente la legge dei grandi numeri, cioè più sei visibile, più ci saranno ragazze. Sì. Ovvio. Luca ne sa qualcosa. Io per 10 anni sono andato avanti solo così. Sì, infatti è single da tipo... Non è andata benissimo, non ti consiglio di fare il mio percorso comunque. Non sai cosa posso dire? Posso dire una cosa. Sinceramente mi divertivo molto di più prima del programma. Dal programma in poi ho anche la voglia di fare una vita un po' più normale, magari, forse. Beh, provare a essere sposati magari ti fa venire quella voglia di esserlo davvero. Fa ridere. Cioè, fa ridere, ma... È bello che prima devi divorziare per poterlo fare. Però. Cos'è successo, Giallo? Ti voglio fare una carezza. Mi sono perso, ragazzi. Non sono abbastanza tecnologico e quindi mi sono un attimino... Si è spento il telefono. Dov'è Geppi? Geppi, nell'acquario. Beh, in effetti credo che non possa farlo uscire. Dov'è Geppi? Non in cucina, no? Cioè, dove vuoi che sia? Comunque Giorgia prima si è tradita. Ti dico quello che è successo. Tu sei uscito dalla live, abbiamo fatto la battuta che stavi andando a Mondovì e Giorgia fa oggi no. ridi, raga. Io ci credo. Vabbè, quell'altra è diventata una fragola, dai! Vabbè. Sicuramente ci sarà molto. Dai, però, mamma, quello... Mi piace che Giallo è da un'ora che risponde, sicuramente ci sarà modo di vederci ancora. È la risposta standard che sta dando da 2 settimane a tutte le persone che lo incontrano. No, non rovinate la piazza a questi ragazzi, perché adesso loro è giusto che dicano che sono single, è giusto. Ma come, abbiamo decantato tanto l'amicizia, poi cioè così, quella è diventata una fragolina veramente. Diventata? Una fragolina, eri tutta rossa, Giorgi. Emotiva, di questa sorpresa d'amore. Io adesso farei silenzio e lascerei a vedere cosa succede. Solo degli sguardi tra Gianluca e Giorgia per capire in realtà cosa...
No, vabbè, ci sarà modo di vedere. Ci sarà modo di vedere. Quindi io andrei a dormire. Eravamo rimasti al rientro sui social sulle le famiglie. Cosa vi hanno detto del no? Cioè, si sono rimasti gli amici, male, gli amici anche. Vabbè, mia mamma da siciliana, quando ho detto partecipo a un programma in cui mi sposo realmente, figlio, mi sta dando un dispiacere tutto insieme. E quelle cose lì. Poi dopo tutto, dopo avergli spiegato il tutto, ho detto, boh, l'hai fatto. Adesso mettiti la testa a posto, non so perché l'ha presa così. Mi piace perché l'ha presa bene. E poi mi dice, ma non era male però quella ragazza che avevi portato a casa. E sai cosa gli ha risposto lui? Ci sarà modo di rivedersi. Ah, calma, vabbè. Un attimo così. Cri, le tue amiche che ne Mattia. Pensano? Le mie amiche, gli ho raccontato un po', cioè nel mentre facevo questo esperimento, comunque le sentivo spesso, gli dicevo le mie impressioni. E comunque anche loro mi hanno sempre detto dai, provaci, eccetera, quindi mi hanno supportata, sia mi hanno detto se stai bene fallo, se non stai bene non farlo, e cioè classico delle amiche. Ma invece il tuo cane come l'ha presa che non vede più Mattia? No, ma l'ha visto 2 settimane fa, quindi era tutto felice, vero Mattia? Poco, ci siamo visti poco. Era nato un amore. Ah, ho capito, il sì di Mattia era per il cane nella scena. Esatto, bravo. Io avevo letto prima una domanda che avevano fatto in chat, avevano chiesto se ci sono delle cose un po' forzate all'interno del programma o se in realtà è tutto molto... Naturale. Naturale. No, è proprio naturale. Tutto naturale, sì. Ed è tutto vero ovviamente, cioè vi sposate davvero, cioè... Foglio di carta che dice che siete sposati, noi lo sappiamo già, però magari qualcuno in chat. Sul passaporto. In comune, in maniera civile, o sindaco, vero? Nel mio paese giravano gli spoiler del nome della Giorgia il giorno prima del mio matrimonio, perché ci sono state le affissioni nel comune. Girava la foto delle affissioni ovunque, e io che dicevo no, ma non sono io, cioè non. No, cioè, non è vero? Oddio, che roba strana. Sì. Anche perché no, non potevano dire nulla, quindi era un casino spiegare sta cosa, cioè. L'ho preso, un saluto da Geppi. Ma no! Rimettilo dentro. Ciao Geppi, salvalo, portalo via. Di nuovo, è risuccesso. Io credo che abbia palesemente bestemmiato. Ma qua ha tirato un Cristo palese. Sì. Ma la chat è impazzita vedendo Geppi, non ci credo. Madonna, domani ci chiamano quelli degli animali, come si chiamano? Cristi. Giallo, tu lo sai che succederà domani, sì. Domani c'è una denuncia sul tuo curriculum. Protezione animali. Protezione animali. Devi mettere una storia dove dici che Geppi sta bene. Sì, Geppi sta bene. Beh, comunque come apriva la boccuccia si vedeva la coda di Gigia dentro di lui. Io mi immagino già la storia di Gianluca col Geppi in mano. Tranquilli ragazzi, Geppi sta bene. Sì, non lo fa vedere nell'acqua, lo rifà vedere in mano così. Nessun Geppi è stato maltrattato. Ma pure tu non c'hai il retino per tirarlo fuori. No, l'ho preso con le mani. No, mano. Come cazzo hai fatto a prenderlo? Cioè, manco Sanpei li pesca così. Giorgia è uscita perché è andata a vedere se Geppi stava bene, perché sono nella stessa casa. Esatto. Se la troviamo dietro la tenda. Ah, fa vedere che Geppi è vivo, guarda. Nuota, nuota. È nell'acquario. Ragazzi, sì. Geppi sta bene, abbiamo Geppi le prove. Sta bene. Vado a prendere il cavallo io. È vero, cioè abbiamo anche il cavallo volendo. Il cavallo io l'ho fatto qua un attimo. Di Giorgia Ciabatte. Cioè, aspetta che non so come si fa, un secondino, eh. Oddio. Cioè, mo l'avete fatti vedere tutti. Cioè, è bella pure lei. Oh, chi è? È Terry, ciao! Ma non sei vista nel programma? No. Saluta. Ti sto solo dicendo lasciami in pace. Sì, vuole solo dormire. Vuole solo dormire. Esatto. È come l'altra Giorgia, vuole solo dormire. Ma respira, sì, respira. Sì, sì. cioè, non si muoveva. Okay. Sì, a parte che continua a scrivere Gianluca la fede al dito. No, è l'anello che, me l'ha detto ste prima, è l'anello che aveva anche nel programma. Esatto. Sì, questa qua era la fede che aveva mio papà. Ah, ecco, okay. Vedi. Era la fede di quando era dei 50 anni di matrimonio con mia mamma. Oh. L'ho messo io al dito, la tengo a volte dalla mano destra, a volte dalla mano sinistra, dipende un po' dal momento, così. E poi ho sempre detto, nel momento in cui avrò la mia fede vera, questa fede si andrà a unire all'altra,
un po' come segno, non so, che mi possa portare fortuna questa cosa qui, perché i miei genitori si sono messi insieme quando avevano 16 anni e sono stati tutta la vita insieme. Era per quello che porto questa fede al dito. Beh, io faccio una domanda scontata, però. Siccome sono tutti e tre no, vi volete risposare? Cioè, ce l'avete ancora in progetto comunque di sposarvi? Sì. Può anche capitare che dopo averlo provato uno... Dici anche no. Dici anche no. Giorgio, io vorrei farlo almeno 2 o 3 volte. La quarta va bene. Ma cos'è, Ross Geller di Friends? L'uomo più divorziato del mondo. Buoni propositi per le prossime donne, Mattia, vedo. Buoni propositi. Cioè, tu sappi che tu ti sposo, però no, finirà tutto. Mi piace così tanto sposarmi che faccio okay. due... Ok. Quindi l'unica persona che ha detto no è Giorgia? Perché no, Giorgia? Giorgia, perché no? Perché ho sempre detto... mi sarei mai sposata e quindi ho fatto questo proprio per sposarmi in modo completamente diverso da come si sposano tutti. Minchia, una nuova visione del... Bello però. Bello, bello, anch'io... Quindi tu dovresti partecipare a matrimonio. Dove cazzo vai, no? No, beh, stai solo per... io voglio sposarmi e tu ti sposi con me, non rompi le balle. Niente, non hai... Deciderei adesso. Vabbè. Ma cammina, va. Abbiamo comprato casa, ma... Non esageriamo, piccoli passi, cioè non è che uno adesso... Vogliamo essere invitati. Sì. Beh, io vi invito ma non ci sarò. come? Le chiavi sono sotto lo zerbino. Sì. Fate qui. Come se fosse casa vostra. Cosa vi portate dentro dello sposo, della sposa? Cioè la cosa che vi portate dentro di più bello dell'altra persona? Bello. Bello, vai, mi piace. Vai, partiamo in ordine. Vai Antonio. Io posso partire io? Ma cosa porti tu? No, voglio partire io. Ma perché se no mi sento escluso. Ma di chi devi parlare? Di Mattia. Io la cosa. Ma non è che parla di me, capito? Parla di Mattia. Ma guarda, che è una domanda che sta facendo agli altri. Ma voglio rispondere anche io. La cosa che mi porto dentro di Mattia è quando ho preso la storta con la caviglia. Minchia, che ridere! È uno dei momenti più belli degli ultimi 5-6 anni. Mi ero scordato, mi è appena. Allora, guarda. Mi fa piacere che mi fai questa domanda, perché quando ho visto la tua reazione alla mia storta, ci tenevo a dirti che io non ho mai preso una storta in vita mia e neanche in quel caso mi sono fatto male. Ma infatti poi... Ma che cazzo è l'uomo bionico? Ma non hai visto che poi dopo... Ma quello è il suo talento allora! Oh! L'uomo senza storta! L'uomo senza storta! C'è quello senza sonno e c'è quello senza storta! Perché ho un malleolo veramente grosso! C'è chi ha gli avambracci e c'è chi ha il malleoli. Mi ricollega alla domanda che, sì, aveva fatto, ci sta, che ha fatto Gianluca. Antonio, che si era persa sicura la domanda. Vabbè, ma non prenderla così male. No, non prenderla così male. Cioè, se non vuoi rispondere puoi dircelo. A parte che la domanda l'ha fatta Gianluca e non l'abbiamo fatta noi. Vabbè, Cristina. Vabbè, Cristina. Cristina si è bloccata. Ma è la domanda da non fare. Vabbè, Gianluca, ma che cazzo di domanda hai fatto? Nessuno vuole rispondere. No, io sicuramente ho capito che nella mia vita voglio un uomo maturo e questa cosa ringrazierò sempre Mattia per questa cosa, perché ho capito che comunque cioè, non andava bene come era prima e... Quindi il tuo fidanzato ha 19 anni. Ha più di 20 anni, no? No, il mio fidanzato ne ha 29. Ah, ok, va bene. Va bene. Piccoli passi in avanti. Vabbè, ci va. Esatto, piccoli passi. Sempre. È più piccolo comunque, però. Mattia? Mattia? Cosa mi porto di Cristina, dici? Sì. Avvocati, no. No, io da questa esperienza da lei mi porto quello stupore nel trovare in quella sintonia che effettivamente mi ha stupito, non pensavo, e per qualche giorno devo dire che ho detto oddio, sta succedendo veramente, può essere quello. Ci speriamo sempre, però non è da sottovalutare l'amicizia comunque, cioè non è che... Ma comunque se incontri una bella persona che rimane nella tua vita, secondo me è comunque un successo. Sì, sì, ma infatti io dico sempre che noi abbiamo vinto comunque, cioè. Giorgia ciabatte? Ma sempre ride. Vabbè. Io il rispetto, perché mi ha ricordato che esistono persone che ancora lo sanno portare. Antonio? Antonio. Grazie. Giorgia 22. Sintetico Antonio. Antonio ne sa. Sì. Gianluca, gli spaghetti, aglio, olio, peperoncino. Le. Dovete provarli. Sintetica anche Giorgia. Prenda per la gola lei. Giallo, hai fatto la domanda, ora devi rispondere. No, beh, io sicuramente non fermarmi da apparenze, perché come gli avevo anche detto in maniera poco carina a Giorgia, non mi sarei fermato in un bar, cioè a conoscerla, queste cose qui.
invece tutt'altro merita di essere conosciuta. E il discorso che io magari mi pongo nella vita tanti paletti, lei mi ha fatto capire che dovrei un pochino abbatterli, perché tutto ciò che mi sono creato nella mia testa magari non esiste e potrei essere felice anche con altro che non mi sono preimpostato nella mia mente. Giallo, da sanitario ti consiglio una visita oculistica, già te l'ho detto. In che senso? Nel senso che hai detto che non... Oh, ma l'ironia, ma che... Niente, non senso che... gli arriva un po' dopo, al fuso orario lui. Che hai detto in un bar non ti saresti fermato comunque a guardare Giorgia, se non per questa esperienza, una visita oculistica. No, ma non per una questione estetica, per una questione caratteriale. All'inizio io Giorgia l'avevo vista, è quel tipo di persona con cui io non riesco a prendermi, no, all'inizio. In realtà dopo, conoscendoci e essendo forzati, mi trovavo molto bene. Però le prime ore stavo un po' impazzendo. Sì, non è tanto il fattore estetico, ma è più la tipologia di persona. Sì, la tipologia di persona, non è solo una cosa legata all'estetica. No, ma infatti, come te l'ho detto prima, il percorso tuo è stato bello anche per quello. Sei riuscito a fare quello switch che è servito per sbloccare sia lei, ma anche te. Quindi poi, praticamente dovresti andare a Mondovì, secondo me. Oh, non ti ho mai visto comunque così coinvolto verso una coppia dopo 4 anni che facciamo questo programma. Mi sono simpatico. Okay, no, ma ci sta, eh. Comunque, rispetto alle altre stagioni, io ho notato che ognuno di loro ha fatto sto step dell'aspetto fisico, sì. Mentre in altri anni molte coppie si sono fermate dopo il matrimonio perché non c'era l'attrazione, cioè, mentre loro sono andati fino in fondo a prescindere. Avete avuto una mentalità super aperta per tutto il programma. Posso dire una cosa? Vai Matti. Io sono l'unico dei 6 che ha detto che la sposa le piaceva adesso. Sì, è vero. Vero. È vero anche questo. Vero. E ti sei pure vantato con una foto. Sì. Comunque non è vero, lo dice anche Gianluca, lo dice durante la reunion. Ma c'è Antonio? Antonio, ma ci sei? Ma non ti vediamo più. Ah, ci sei. Sì, è un fantasma. Eccolo. Eccomi. Ora capivo. Ma scusa, ma da quant'è che sei così? Dall'inizio, guarda un bel po', ho seguito tutti. Comunque dicevo, anche Gianluca l'ha detto, la mia la più bella. Lui l'ha detto anche tante volte alla reunion. Giorgia è la più bella, Giorgia è proprio bella stasera. Il centrino. Sì. Giorgia è sempre... Ah, ecco. Poi paraculo questo, però. Io comunque finirò questa live convinto di una cosa. Io devo andare in terapia dopo questa. Sì, a parte quello, devo chiamare Favaretto perché. Allora, io lo dico, loro stanno insieme, ci stanno mentendo. Io ho una domanda più importante. No, secondo me stanno insieme, ma non lo sanno ancora. Anche può essere, staranno insieme. Ma ci potete dire quanto è bello Favaretto da 1 a 10? Sì, ci teniamo molto. È altissimo. È imponente. È altissimo. Mica, quando è entrato in casa, con chi? Da dov'è che era da andato? Da Giorgio. Da Gianluca, a casa di Gianluca. A casa di Gianluca. Quando è entrato in casa abbiamo detto, che cazzo è successo? Gli hanno messo le gambe. Gli hanno messo le gambe. Seduto. Tra l'altro mi sono scordato, mi sono arrivati a casa... Chi? Favaretto. Domani, no, venerdì ve li porto in live per la gente, così ve li facciamo vedere. Mi sono arrivati a casa 3 libri di Favaretto che ci ha mandato la moglie. No, a noi 3. Adoro! Ci ha mandato il suo libro, mi sono scordato di portarli. Quindi portarli Favaretto, insegnaci la vita. Favaretto, insegnaci la vita, ci ha mandato il libro. Quindi adesso potremo prendere spunto. Ciao moglie di Favaretto, se ci stai guardando. Comunque, facciamo rispondere anche a Tonio la domanda, che prima non pensavo. Se proprio deve. Dai, poverino. sul fattore di Giorgia. La grinta di questa ragazza, diciamo, ha una bellissima grinta, mi ha insegnato che è bello avere questa qualità di una donna, quindi una futura donna dovrà avere anche questa caratteristica. Posso fargli la domanda a Cristina? Dimmi. Ah, è vero, sì, bravo. Tuo fidanzato attuale come ha preso la cosa del... Cioè, ha la cosa di doversi confrontare? No, allora all'inizio mi aveva chiesto se per fare questa cosa mi avevano pagato. Poi... No, anche perché lui tipo è anti-social, anti tutte queste trasmissioni, tipo l'anti tutta sta cosa. Poi è stato molto strano vedere il programma insieme a lui, perché comunque quando è uscito io stavo già con lui, però cioè, dopo l'ha presa bene, cioè comunque è stata...
È come vedere una relazione in live, un mio ex in live, è una cosa un po' strana, però accettata. Ma lui si è visto la trasmissione sapendo già gli spoiler. Non se l'è goduto esatto. Per niente. Sì. Che delusione. Che delusione. Pensa se lui tifava per loro due. Cioè, sarebbe stato stranissimo. Avrebbe pianto. Sì, pianto. Dovevi stare con Mattia. No, tra l'altro, perché la mamma del mio ragazzo guarda il programma e gli ha detto no, ma erano così carini. Vedi? No. È tutto veramente bello. È fantastico. Matti, volevi dire una cosa? Ho visto che avevi la mano alzata. No, non mi ricordo più. succede. È la birra. Sì, proprio la birra. No, aspetta, volevo farvi vedere una cosa. Questa cosa qua, questa schifosa qua bruttissima, l'abbiamo fatta io e Cristina in viaggio di nozze. MC? Cos'è, un po' da cenere? È finito tutto in cenere? Non lo so cos'è, un piattino. Però l'abbiamo dipinto noi. Se c'era MSC l'aveva portato Cristina alla crociera. Io proprio dove sedevo, te lo giuro. Ma invece voi adesso che ci vedete così, che dite? Ma in realtà io mi aspettavo questo, perché vedendo il programma... Siete stati... Ma io vi dico che, guarda, non faccio fatica a dirvi che tra tutte le edizioni mi state veramente tutti molto simpatici. Sì. Sul cazzo, no, sul cazzo. Ve lo direi, non mi faccio problemi. No, beh, diciamo che non abbiamo mai comunque conosciuto le persone fino in fondo... Ci è abbiamo una fatto cosa la live così, a pelle. Cosa a pelle, molte volte abbiamo cambiato un po' l'idea. Sì. Cioè, tipo, rispetto al programma, quando abbiamo fatto la live, faccio l'esempio più eclatante con Sitara. Sì. Abbiamo un po' cambiato idea rispetto a quello che pensavamo, che si era visto visto nel programma. Nel programma. Sì, Sergione, poverino, mica dovevamo farla. L'anno scorso dovevamo farla, non abbiamo fatto la live con i concorrenti. Perché non l'abbiamo proprio fatta. Sergione ieri mi scrive e mi fa: ah, bravo, avete delle... Io ho scritto Sergione, senso, okay. Però anche Sergione è stato un... Diciamo che ogni anno abbiamo due o tre preferiti. Quest'anno invece è il primo anno dove io guardo il abbiamo gruppo, avuto un po' gruppo, gruppo. Esatto, un bravo. Bellissimo gruppo. Molto compatto, cioè questo è quello che traspare. Poi magari vi state sul cazzo tutti no, insieme. No, è compatto, sì, è compatto. Sì. Sì, rispetto agli altri anni loro mi sembrano il cast tipo di Friends. Sai, tre donne, tre uomini che sono amici tra di loro. Fanno cose. Fanno cose tra di loro e poi si parla, cioè così. Io personalmente andrò a trovare Giorgia a Roma a maggio e Antonio in Puglia sempre a maggio. Io invece ho un'altra domanda che è un po' l'opposto di quella che avete fatto voi, ovvero cosa avete pensato quando avete visto noi che reagivamo a voi? Cristina avrà detto mi fanno impressione. Ma no, io vi ho amati tipo tantissimo, potevate morire dal ridere. Mi seguivamo tutti da prima, quindi sì, io non vedevo l'ora. Ma poi anche tra di noi nel gruppo WhatsApp ci mandavamo i vostri link e ci ridevamo un sacco. E poi non avendo i social loro, noi non sappiamo se che cazzo ne pensano, esatto. Perché... Cioè noi le facciamo e poi quando finisce tutto di solito ci scrivono. Pensavamo che eravate più cattivi, invece siete stati strabuoni in realtà. Ci siamo un po' addolciti nell'ultimo anno e mezzo. Sì. Io conoscendovi prima avevo una paura, ma tanta. E ti sei ricreduto quindi? Sì, assolutamente, vi adoro. Grazie Matteo. Però dove... Mi è dispiaciuto che vi siete preoccupati per me, ma non c'è bisogno. Io ero preoccupato. Sì, io stavo male. Non riuscivo a dormire. No? Io non capivo, comunque loro stavano dicendo, in effetti, per i sei percorsi che hanno fatto, non è che noi non siamo stati cattivi, che non c'è... Cioè, non, noi non è che siamo cattivi a prescindere. Ma commentiamo in noi commentiamo che quello vediamo. Che guardiamo. Ma, se sei persone seguono un percorso coerente, bene o male... Sì. Ma infatti è sbagliata la parola cattivo, forse, nel senso... A volte sì, no. Siamo molto polemici su determinati comportamenti, ma lo siamo stati anche... Con voi meno, va detto. Ma era più una critica magari. Ma non è perché siamo cambiati noi, è per quello che abbiamo visto, sì, quello sì, che sì, volevo sì, far sì. capire, no? Non so se lo sapete. Abbiamo un fetish per Eros da parecchi anni. Lo sappiamo. Okay. Vi dico solo che è più grande di me e sembra più piccolo di me. No, Eros Roba è piccolissimo, che dici? È più piccolo di me Eros Roba, gli ho chiesto. Ed è 95 Eros Roba. È 95? È piccolo. Più piccolo di me, Eros Roba. Ma chi è Eros Roba? Ma ti ha sposato! Ma ti ha sposato! Giallo, ti ha sposato! Il numero uno, indiscusso. È partito Matt. No, vabbè.
Cioè, praticamente a fine programma non avevo neanche i numeri dei miei produttori. Rispondevo, ma chi è? Pronto? E loro dicevo, la Fede l'avete scelta voi? No. 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 Immaginavo. Quindi abbiamo preso le misure e fatto tutto loro. Sì. C'è questa domanda che mi piace molto. Vai. Vi piacerebbe partecipare ad altri programmi televisivi? E se sì, quale? Sì. Io inizio io. Cambio moglie. Bella risposta. Io voglio andare con Cristina a fare Pechino Express. Io pensavo a voi due a... Bello però. Bello. Io li vedevo bene a primo appuntamento crociera. Bello anche quello. Secondo me abbiamo finito tutte le battute possibili sulle crociere. Cioè non ce n'è più. Abbiamo detto ma sai che ho iniziato la live? Non me lo ricordavo neanche. Poi tu l'hai detto per primo e in testa si è creato tutta la storia. Ma tra l'altro c'è gente che davvero pensa che io sono andata a fare il primo appuntamento in crociera. Continuano a scrivere, ma non è vero. Io farei l'isola anche senza telecamere. L'isola ma senza telecamere? Lì sì, sì. Ah, anche senza, cioè nel senso lo vorrei fare proprio come esperienza. Bello. Figo, È bella invasiva, eh. A me piacerebbe uomini e donne, ma da opinionista. Maria, se ci sei, io vengo, eh. La nuova Tina Cipollari. A me mi continuano a dire di andare a fare uomini e donne, però io ho detto che vado solo a fare il trono. No, Naked Attraction. Anche Naked Attraction. Wow, con la seconda, sì. Non vedrai più Mattia con gli stessi occhi. Vi faccio vedere una cosa. No! No! Fuori! No! Mattia, siamo in diretta! No, il cazzo in chat, no! No! Che polpaccio! È un tatuaggio. Born to be naked. Nato per essere buono. Poi lo vedremo allora Naked Attraction. Ci chiedevano quali test vi hanno fatto per definire l'affinità. Stavano parlando di questa cosa oggi su Radio DJ, che c'era Nada che stava parlando e appunto vabbè diceva che ci facevano fare tutti dei test scritti o comunque dei colloqui e robe così. E poi ti chiedono soprattutto qual è la donna, facendo un esempio, una donna dello spettacolo che potrebbe... Ok, quindi prendono anche dei punti di riferimento. Io ho detto Michelle Hunziker. Beh, no, ora voglio sapere. Ci assomiglia molto, Giorgio. Beh, però di carattere. Di carattere. Sì. Voglio sapere tutti cosa hanno detto adesso a questa domanda. Mattia diceva no. No, non a tutti. Mattia no. Ah, Mattia no. Perché io ho detto che non mi interessava l'estetica. Ma io pure l'ho detto questa cosa. Non so perché me l'abbiano chiesto. Anche io. No, in realtà ho detto. Gianluca. Alza la paletta, voto 5, va. Giorgio aveva chiesto dei capelli. Lì, ecco. Io avevo detto Marco Cartasegna. Che cazzo è? Chi è? Ma lo conosce solo lei, raga? No, aveva fatto Uomini e Donne un bel po' di tempo fa. Ecco. Ma Marco Carta non è il cantante di tanti anni fa? No, questo segna anche. Okay. È un Gianluca. Metto la parrucca, sono io, buone. Lo scorso non lo era ancora. Io trovo una certa somiglianza. Il calcio in comune. Niente. A chi hai chiesto tu, Marchisio? Marchisio avevi chiesto tu. Vabbè, ma perché io sono Juventina fino al midollo, lui ce l'ho tatuato e lo amo follemente. Hai Marchisio tatuato? C'ho l'otto tatuato. No, ma io lo conosco, Marchisio. Noi ci abbiamo fatto 3 video insieme a Marchisio. Davvero? Eh sì, ci sono su YouTube. Li trovi? No, io semplicemente quando l'ho detto continuavo a dire, non lo so, cioè se proprio devi chiedermi uno bello bello, Luca Argentiero da giovane, Stefano De Marzio. Da giovane però, eh? Da giovane. Già lì si capiva che... Non lo voleva vecchio. Cioè, lei... Dovesse vedere adesso Luca Argentero per strada, mi fa impressione. Sì. Ma pure Luca Argentero. Sopra i 30 tutti da buttare. Va bene, io direi che abbiamo appagato le nostre curiosità. Signori, è stato un piacere. Potete dire quello che volete, se volete aggiungere qualcosa, se no... Grazie a tutti per il supporto, ragazzi. Perché inconsciamente il supporto. Grazie a voi di aver capito l'ironia, che non è mai scontato. Esatto. Lo sappiamo bene, quindi grazie. Io volevo dire che è stata un'esperienza stupenda. Con gli alti, il bassi, tutto, è stata un'esperienza stupenda e per quanto riguarda voi ogni volta devo dire che aspettavamo la vostra puntata per guardarvi. grazie. Ma quello che ho visto l'ho visto solo da voi. Sì, è vero, l'ho rivisto tramite voi. Non è una cosa scontata. Lo sappiamo, quindi grazie. Grazie a voi ragazzi, continuate così, ci fate compagnia. Sì. Ci fate compagnia davvero. Okay, ad alleggerire tutto quello che magari, siccome uno fa per la prima volta un programma che va in TV, vedersi presi in giro così, alleggerisce un po' quella tensione che dice oddio che figura ho fatto,
oddio come sono uscito male, critiche un pochino più costruttive, al contrario di altre persone che magari ti giudicano e ti mettono alla gogna, voi alleggerite un po' il tutto e fate vivere meglio il post quando vai in scena. Era tutto perfetto, ha rovinato tutta la fiera. Che bello, ma è bellissima cosa, tra l'altro, perché noi lo sappiamo, perché è 15 anni che siamo sulla gogna mediatica praticamente, sì. Quindi capiamo cosa vuol dire essere esposti e capiamo cosa le problematiche che ci sono. Sì, e per concentrarvi anche comunque su cose non futili, cioè nel senso non è che vedete oddio com'è vestito quello, oddio com'è quell'altro, e non è una cosa scontata. Ma diciamo che sono coerente, l'abbiamo fatto in passato, no, vabbè, ma non lo facciamo più. Ma erano battute fine a se stesse. Vabbè. Poi in un programma del genere è bello concentrarsi sulla dinamica di coppia. Di coppia, perché sennò non ha senso. Sì, a parte le ciabatte di Giorgio. A parte le ciabatte di Giorgio. Sì, sì. Buonanotte. Ciao raga, ciao. Buonanotte a tutti. Più di 4.000 anche stasera, Grazie. Ciao.